Previously on Libscino de Muori. Vatte a leggere il manga! O vedetevi video prima! Dai, sono 5 mesi! Via! Vabbè, dai. Ello era morto. Ci stanno starti due. Mello si è fregato il libricino. No, dove stai sul cazzo? Oh, mia sorella. Oh. Manga tagliato con l'accetta. Manga tagliato con l'accetta. Via. Near. Nuovo investigatore incredibile, vero erede di L. Yogurt senziente. Più pop suono. Io tutti morti. Ce lo Kira. No, non è vero. Oh, ma vuoi lavorare? E dai, dammi un motivo per non schifate. Se vede proprio quell'espi gay americana statale. Così passi il tempo, lavori? Con i giocarelli? Non lo usi il cut up de Burrows? Come L? Mo te sei letto Watchmen per far video, ha scoperto sta cosa, sta a far coatto. Sì. Va bene, ve dico. Finché me va. Poi ve denuncio tutti per lavoro minorile, dovrei essere a scuola. Comunque, Kira il secondo L. Quali sono le percentuali? Ben il 7%. Ma vatta a magnare inferiata, anemico! Per il ferro, lascia fare. Allora è a caso! Lo sai come siamo fatti noi con l'occhio a palla tiroidei? Le percentuali, insomma, i veri. Ma prima di questo, però, Niar, iniziamo subito con i tagli brutti, ma forse comprensibili. Qua fa tutto un discorso, un viaggione, attraverso tutto il fumetto. I cuci, bla bla bla, e Kiran se ne pia al quaderno dalla polizia, mi pare strano. Insomma, il secondo L è Kira. Praticamente certo. Al 7%. Tantissimo. E se ti sbagliassi? Beh, in quel caso si chiede scusa. Ah sì? Questa chi ha già detto? A Enzo Tortora? Ciao! Sono Francibetta de Gnappettis. E sono molto happy perché adesso quando qualcuno fa una cosa brutta, arriva Kira e lo stira. Me l'ha detto il mio papino. Mi ha anche detto che serve una riforma della giustizia e dell'SPK. Perché come si permettono di indagare sui politici, ladri, bastardi, su Kira? Sì, mio padre è un sottosegretario. Rivediamo mamma Yagami! Sachiko! Che contempla la distruzione dell'aggettivo. Famiglia perfetta, attendendo il marito che mai tornerà. Sachiko, la rivedremo. Ma se a te no, sai? Non mi ricordo. Chi rivediamo invece adesso, dopo tantissimo, è Demegawa di Sakura TV, che si ricandida come portavoce del Kami col suo nuovo programma Kingdom Kira. Perché Kira is life. Zitto, me fai beve! Sarò un servo fedele! Questa è la promessa che faccio a Kira-chan! Bergoglio, ti sfido! Sono io il vero papa! Io vi porto la parola del Signore! In suo nome gli darò il tuo nome! E ti prende un coccolone! Posso avere una mort? A mort! Caruccio, apprezzo la passione, ma così è un po' troppo. Come light? Stavo considerando di comprare un telefono Oppo! Ma che c'entra? Niente, ma ormai con voi non mi impegno più a trovare una scusa plausibile. Fanculo, Matsuda, non mi parla, dai fastidio. Sei proprio un beta. Come. Matsuda, ho fatto spadasciare gente sotto lo shinka, sempre molto meno. Zapping è presidente degli Stati Uniti. Ma mi accorgo adesso che questo non è il presidente, questo è il vice. Non so se l'ho già detto, ma sapevo. Pure con Nier è sempre lui. Il presidente è quello che t'ho fatto vedere nella puntata 29. L'hanno tagliato, vabbè. Che fine ha fatto? Presidente? Presidente? Il nuovo presidente! Mentre annuncia che gli USA fu grande! Quanto tempo! E i pupetti come stanno? La più grande nazione del mondo occidentale? Secondo chi? Secondo noi. Cosa ha intenzione di fare con Kira? Eh? No, sul serio, eh? Qualche suggerimento? Saremo anche aperti al dialogo. Cala le braghe. Ma stelle strisce. Ce l'ho fatta, yatta gatta. No, non può essere. No, ho sbagliato. Non avete sentito niente. Rifaccio. No, non può essere. Ce l'ho fatta, yatta gatta. Ecco. Vi pieghiate alla dittatura! E perché le guardie mettono mano ai pezzi? Stiamo solo facendo delle domande! Io non dico che approvo l'operato di Kira! Dico solo, just saying, che se se mettiamo contro di lui, stranamente poi ci casca una tegola in testa a tutti! Ma vi capisco! Di solito siamo noi che costringiamo l'altri a fare le cose! Sta botta ci hanno esportato
portato la chiracrazia addosso. Fa pensare. Praticamente il presidente dice quello che diceva Matsuda alla puntata 3. Ti ricordi? Oh. Sul fatto che è un fatto che le guerre siano sparite, quanta criminalità si sia abbassata. E lì era stato Ciro a redarguirlo. Ma ora non c'è più. E Matsuda non gli può più portare il caffè! Infatti qua Matsuda lo ridice. Sì, regà, sì, per le persone oneste questo è un mondo migliore. Allora tocca a Aizawa fare le veci di Ciro e digli: un mondo onesto perché dominato dalla paura non è veramente onesto, è solo paraculo. Lo so. Ma pensa anche ai deboli che trovano giustizia. La grande domanda de sto fumetto manga anime come te pare. De che? Ma con chi parli? Qua a quarta parete, non vedi? Letta, ma che c'hai oggi? È morto mio padre. Ah, giusto, giusto. Pff, che cazzo, per fre... Comunque, io penso che anche Kira sappia che quello che fa sia a dir poco borderline, ma è disposto a sacrificarsi. Per voi! Cioè, noi! Lo fasio per voi! Cristo Gamer 89. Kira è la giustizia? Sì? No? Ma magari sì? La giustizia sarà chi prevarrà, cioè io! Tu in quanto L, noi Task Force. Io! Anche l'America, l'ultimo grande nemico, è stato sconfitto. Ora non mi resta che richiamare la Germania e l'Italia e ricreare l'asse. No, Light, no. E l'opinione pubblica del popolino schifittino è da parte mia. Tipo Matsuda, che vabbè, ma meglio di niente. Ma siamo veramente sicuri? Siamo sicuri che niente rispetto a Matsuda sia peggio? E sempre di più il nuovo mondo si avvicina. Ma secondo me non sta più a parlare con noi. Cosa vorranno dire le parole del presidente? Vuol dire che tagliano i fondi a Nier? Niente più action figure de guardie mummificate? Ma l'ha trovata! L'hai fatta tu? Hai grandi problemi. Però anche qua c'è da dire, c'è da dire, perché so onesto, una bilancia, datemi un libricino. Anche se Nier non è proprio il primo che sceglierei a carcetto, la begonia. Mi pare solida in difesa. Qua Nier finalmente me brilla un po'! Perché passa all'azione! Dice a Lester di rimediare un po' dei brigadisti per passare al contrattacco. E mentre lo dice, si alza! Ma qui stiamo su tutto un altro livello di serietà. Che vuoi fare? Baitare bello! Ma non arriva da solo dopo la mia scena sexy? Per ripiazza la foto? No! Allora che famo? Sequestriamo un magazzino dei vecchi. Mettiamo tutti i prodotti dolciari cacaoriferi qua fuori. Con un box di cartone, un bastoncino con regge e aspettiamo con una cordicella? No! Nier qua fa finta di sciogliere la SPK, come annunciato poc'anzi dal presidente. E dopo lo scioglimento, aspettare. Che me lo contatti qualcuno? Così, così, vieni. Molto probabilmente contatterà Lidner per una serie di motivi che legge il manga. C'è una sua soft porn. E preso! Nell'anime vedemo solo Kist. Ma nel fumetto si scopre chi è la talpa. Che è Popo Lidner. Ebbene, la scena sua. E tutto il bel piano di Nier va a farsi benedire quando lei non mette i cimici in casa, mentre Mello si mette in contatto. Mello, che tra l'altro sapeva che Nier avrebbe fatto questo cheat. Niente, Nier, non c'è cascato nessuno nel tuo piano. Manco Light, che come ha preso il presunto scioglimento dell'SPK? Sicuramente è un trucco. Ma chi pensi di fregare? Ve sciorgo io fra un po'. Nier, anche quando ci provi, manco vicino arrivi. Comunque Lidner non è proprio la tarpa. Lidner è dalla parte sua. Triplo gioco vedova Nedved. Pure lei vuole catturare Kira perché un suo conoscente è stato ucciso da Higuchi. Conoscente chi? Tu dicono. Manco amico, conoscente. Ma per i giapponesi già tantissimo, eh. Mentre la vediamo, come mamma l'ha fatta, come Bata l'ha disegnata. E che famo, già che ce semo? Nel fumetto dei tineggerini. Non ce lo mettiamo un donnone maggiorenne da mo? Che ce prova con un pischello 9 anni più giovane di lei? Ma certo! Ma my man Mello, un po' più sbrindellato dall'ultima volta. Bruciacchiatello, stracotto, scrocchiarello.
cervello. Però ti dona questa bruciatura orribile. Ah, porti bene. Questo cappotto primavera estate riucchi inverno. Me sta per maranza. Pensa arbusiness. C'ha tempo per l'ormone sguagliati di questa signora. Attempata rispetto a me. Per favore si contenga. In questo fumetto tutte le donne ci provano coi nostri eroi, ma nessuno ci fa all'amore. Trombare nel 2023, raga. Ancora gente. Madonna, su. Ma trovatevi nobbi. Qua c'avemo da fare cose serie. E cioè? Anna a trovare Niar. Abbassiamo i toni. Ma Niar, questo tuo puntare faccia ha sbragato tutti gli amici nostra. Mentre diceva gne gne gne. Sì, ma erano degli NPC. Quegli NPC, come li chiami te, avevano famiglia! Sì, ma di pixel! Siete tutte pedine in mano nostra mentre giochiamo! Va allargate e abbassate le armi! Va bene! Vedo che il mio piano ha funzionato! Guarda che sapevo benissimo che era un bait! Sì, ma nonostante questo sei qui! Quindi ha funzionato o no? Non rigirala, non hai letto il balloon prima! Brutto figlio di... Figlio di? Di nessuno! Orfano! Ma lo sai anche tu? Sti cazzi, ti trascino a fondo con me! Ma lo sai che in teoria Obba voleva farci essere figli di L? Buoni tutti! Grazie! Che mi hai dato una mano! Come cazzo ti permetti di ringraziarmi? Niar, questo prendi i complimenti come insulti o di manna fanculo per farlo sta buono? No! Mello fa così perché non vuole essere usato da Niar. C'ha un po' i complessini. Oh. Ma perché? Ma tu sei molto meglio! Fidate, fidate! Son venuto a ripiamme, l'unica foto mia esistente! Podi non fa la comunione. Pi regali, vabbè! Ma poi sta foto vale anche adesso che sei il cosplayer del fantasma dell'opera. Hai cambiato letteralmente i connotati come Kira, ma un altro. Chissà se c'è una regola. Se uno fa un'operazione per cambiare volto, vale pensare al volto nuovo o quello vecchio? Eccola qui. Che dolcino col caschettino. Una caramella. Caromello. Ho risolto anche con tutti quelli che ti avevano visto alla Wemmy House. Che vuol dire? Ho risolto. Ho già sistemato le cose. Che hai fatto? Li hai accecati con un tizzone, gli ha tagliato le mani. Ho fatto un patto. E di patto che voi uomini perennemente stupiti avete sempre modi drasticini di risolvere le cose. Sguardini, primi piani, mezzi piani, campane. Che sia lo spirito di Elle a dirgli di lavorare insieme, visto che lui da solo non c'è riuscito. Voi pure singoli indogazzannate, ma insieme gli possono fa. Il libricino del Muori appartiene ad uno Shinigami. Sì, la cartolibreria de Rukia. Io gli credo. Fosse una cazzata, si sarebbe inventato qualcosa di più plausibile. Sì, ma magari ha pensato che tu avresti pensato questo, visto che te fidi. E non si finisce più a fa sto loop. Inoltre, può essere che qualche regoletta sia una cazzata. Ma può essere, o lo sai quali sono quelle false? Lo so. Me le dici? No. Amiche, perché devi far così? Zitto, non dire il nome che mi sono appena ripreso la foto! Non te lo dico perché Niar. Mello. Compulsione, compulsione. Famo a gara! Teregge! Regolette del Muori. Se il possessore di un libricino scrive per 4 volte sci il nome di qualcuno sbagliando, ma non apposta, quel qualcuno diventerà immune al Death Note. Una svolta. E te lo ricordi quando stava per succedere? Proprio nella puntata unissima con Antoncesco Schirobolli. Questo è il codice fiscale. Perché Light, non sapendo i kanji del nome suo, li cangia. No, ti prego, dai. Lo scrive 10 volte in tutte le combinazioni possibili, beccandolo alla prima. Beh, ovvio. Ma se l'avesse preso alla 5ª volta, Schirobolli sarebbe diventato immune. E se uno scrive apposta i nomi sbagliando, te faccio sto favore, te rendo immune. In quel caso, quello non ci diventa. E tu ce mori. Okami, quindi Light sarebbe potuto morire. No, solo intenzionale, se no sarebbe diventato immune. Non vi confondete. Ridaglie con Niar, che cita Demegawa, cioè Sakura. Pesca la tua carta, Niar. La morte. Ha 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 ha!
Ma guarda un po'. In base al fatto che son fenomeno, la farsa regola è quella dei 13 giorni. Può essere pure quella da distruzione del libricino, ma non potevamo provarla, quindi chiamiamo L Freebooter. L basta! Che vuoi? Ho catturato Mello. Ma sta voce? Non vuole veramente farsi riconoscere sto giro, eh? Non si fida più The Light. Ma purtroppo mi è sfuggito. Che c'è? Non t'annava di rincorrerlo? Oh, già mi sono alzato oggi, eh? Ma dona le gambe a qualcuno in sedia a rodelle, te meriti! Non è colpa mia! Lindner era la tarpa, l'ha fatto scappa a lei! No, era lei! Avevo scommesso su Giovanni! Tiger! Ma prima d'annassene mi ha detto la non trascurabile questione... Che si stono gli sinigami... Gli dei! Non siamo soli nell'universo! Dimmi, dimmi, è vero. L'accendiamo? Sì. E non ti è sembrato il caso di informarmi di questo fatto abbastanza importantino? Ah sì, perché m'avresti creduto. Viviamo in un mondo dove presentare qualcuno a degli amici è concorso di colpa. Potrei anche starci che esistono gli esseri soprannaturevoli. Ma poi cazzo, non dillo solo a me, dillo alla comunità scientifica. Mello m'ha pure detto che ci sono le fake news, le fake rules. No, ma cosa dici? Ma veramente? Ah, non ci avevi mai pensato? Secondo te quale potrebbe essere? Quella dei 13 giorni. Hai risposto subito, come se già lo sapessi. No, perché sono intelligente. È vero, Shinigami, che conosco a malapena? Pena mele tolte, se dici di no. Oh, sì. Ma tu ce l'hai proprio nel soggiorno, lo Shin infame. Certo. Ah, ma allora tu sei Kira. E gli hai detto di mentire. È vero o no, scinicoso? Light, che faccio? Rispondo. Spiegagli come nel manga è spiegato a Matsuda. Lo vedi a tagliare i pezzi. Spiegagli praticamente le regolette dalla puntata 29. Che infatti se ogni carta rappresenta una regola, non sono minimamente così poche le regole, Nier. Ma vabbè. Matsuda glielo chiede a Ryuk perché sta qua e non torna da Kira. E lo dice. Da quando Kira va mandato il libricino, tutti voi dovreste a giro possedere il quaderno e poi rinunciarci. Così torno invisibile a voi. E vado da Kira. Se no lo scioccherete seguendomi. E non si può fare. Per questo sta qua. E dove andresti? Vabbè, in questo caso eccolo. Sempre qua. Lo vedi che ci sono delle spiegazioni scientifiche, magiche, esoteriche? E comunque, mannaggina, devo parlare bene di Nier. Del fumetto è più bello, più tricky. Qui non lo accusa subito così a Light. Prima chiede a tutti: ma voi avete mai visto il Real L di persona? Detrattori della seconda parte dell'anime? Lo vedete perché lo siete? Perché non v'hanno fatto vedere niente, niente, Nier. Perché glielo chiede? Perché Nier pensa che Kira sia tra noi. Alla fine arriviamo sempre là. Ma è il come? Sì, ok. Ma io non ho capito perché stiamo di nuovo a sospettare Light. Ma va! Matsuda non capisce. E domani il sole sorgerà vicino a noi, perché siamo il paese del sol levante. Che cambia se la regola dei 13 giorni è falsa? Che tutta la puntata 16 con la L. The Light al gabbio per più dei 13 giorni non vale più. Perché? Kira, prenditelo per cortesia. E poi scusate, Kira ammazza L e lascia vivi voi? Ruba il documento e lascia il portadocumenti? Cheat. A parte che è sospettissimo, ma mi pare pure un insulto alla vostra intelligenza. Capisco Matsuda, ma pensateci sotto questa prospettiva. Siete ancora sicuri che L Freebooter non sia Kira? Guarda che dopo aver finito con me toccherà a voi. Sì, e poi avrò vinto. Ma cosa stai dicendo? Sentito, Task Force? No, cancella. Ma cosa stai dicendo? Sì, e poi avrò vinto. Ancora sicuri, Task Force? Sì! Perché Ciro Senpai Sensei? E tu chi cazzo sei? Ha detto che non lo era. L'ha visto con i suoi occhi. E con quelli del Muori. Quattro occhi. E con gli occhiali ancora inspiegabilmente dopo 30 decimi di vista. Sei occhi l'hanno visto. No, sul lettino non c'aveva occhiali. Vabbè, quattro occhi. Bravo Matsu.
andate a dare una morte veloce, forse. Allora famo così. Mi ammazzo. L'hai detto pure tu? Ho fatto scappare Mello. Faccio Aranchira. Ci sta. Datemi il libricino. E scriverò il nome di Mello. Se la regola dei 13 G è vera, io schioppo, lui schioppa e vinci te. Chi? Ah. Che cosa ne dici? Ce penso. Aiuto del pubblico. Attenda in linea. Signori, fate il vostro gioco. Ma che lo volevo far morire così? È una creatura. Anche se non dovrei saperlo, vabbè. Shiro non lo vorrebbe. Il libricino non si usa. Nier, io sarei anche propenso a darti retta. Ma gli altri non vogliono. Mia mamma Task Force non vuole. Seri, dopo tutto quello che vi ho detto. Ma siete veramente rincoglioniti. Se qualcuno comunque avesse dei dubbi. Colmi. Aizawa ci ha i dubbi. Come on, visto che mo stiamo in America. Light non può essere Kira. È così. Bello, intelligente, affascinante, simpatico, modesto, ex famiglia perfetta, fortuna, entusiasta, amore, talentoso, pari così, un eleganti, apodetico, di obiettivo, traico, persino, penso, di oggetto, nuovo, critico, sognatore, a mille euro, rispetto, sopremuroso, riflessio, meritevole, accogliente, pragmatico, educato, previdente, perfezionista, trasformista, composto, paziente, ambivalente. Posso continuare ancora? E... limpido! Tutto bagnato, tutto lo schermo. Ok, la regola dei 13 giorni forse fake. Ma che faccio? Dubito della parola di Ciro. E Light da limpido. Madonna, tipo spruzzino. Quale, eh? Rosica tantissimo. Stai a mettere contro i miei, che ho addestrato per anni. Nier, è ora che mi diventi bianco per altri motivi. Hello, who is this? Indovina. Ah, ma ormai non esiste più un protocollo di sicurezza. Mi chiamano cani e porci assassini. Rider de Glovo e Kira. Queste sono le chiamate che riceve il presidente. Grazie per le sue parole di supporto. Non ho detto esattamente questo. Ma hai fatto metà del dovere tuo. Ma sei la mia maestra delle elementari? Dimmi dove stanno quelli dell'ESPI. Ok. Altre cose tagliatine. Light manda Misa da Sakura TV, coronando il sogno di Demegawa di diventare la sua bocca. E cosa vuole Kira? Dati anagrafici, carte d'identità, passaporti, tessere da palestra. Degli infedeli che ancora ce l'hanno con lui. Soprattutto quelli che indagano. Ed essendo diventato il braccio armato della fede, parte per la sua crociata verso New York. Kami lo vuole. Quindi ora è il momento della rivolta popolare. Nell'anime sì, ma come abbiamo capito sta puntata è un altro mezzo disastro dettagli. Non dettagli, magari dettagli. Perché qua insieme a Nier e l'SPK, quando cercano dei cappottalli, c'è pure un altro personaggio che conosciamo, che sta qua. Chi? Mo vedi. Come? Con la cosa più random, apparentemente, che può succedere. Mello che chiama Moji. Perché Moji? Perché Moji fa colore, fa simpatia, guarda che faccia piaciuccina. E soprattutto perché Mello ha i numeri solo di Moji e Matsuda. E Matsuda si è spacciato per secondo L. Sta proprio per raschiare al fondo della tazzina del sake. Insomma, Moji. Ma quando lo chiamerà? Chissà, tocca aspettare. Chiama proprio subito dopo Nier! Convenientino! Che vuole incontrare Moji a New York. Va piano aereo e non interrompa la chiamata. O sai come funziona, hai visto Ciro? Però insomma, tutte le battaglie mentali belle tra sti tre, guarda pure la puntata prima. Tagliate! Perché qua seguite Moji! Ma poi lì sicuro ci sarà qualcuno che se ne accorge! E mi sa pronta perché chi pedina Moji ha le telecamere per beccammello! Leggete il manga. Moji arriva a New York ed entra in un edificio. Da Mello? No! Da Nier! Che bordello! Perché sì! Stanno lavorando insieme! E l'anime non te lo dice! Che cazzo però! Infatti con loro due insieme, Light... Moji incontra Nier con Light e Mello che ascolta. È diventata una calde zoom. Among Us si sustanzia. Ciao! Vuoi giocare con me a catturare Kira? E Moji stoico, de granito, direct from Easter Island, non cede. È probabile che Kira lo stia costringendo a non dire niente. No, me l'ha detto L. Appunto. Oh, mi sembrate poco garantisti voi due. Ma allora perché non collaborare con noi? Capisci che non ha senso. Siete voi che non volete collaborare con me. Uè. Moji, parla con noi. Togliti questo peso. Noi siamo la giustizia. E poi, due giorni dopo,
mentre Aizawa continua a pensare che pure il primo L, a.k.a. Ryuzaki, a.k.a. L. Lowliet, a.k.a. Mozzarelle, sospettava di Light. E che è un caso? È un caso? Sì, il caso chi? Eide, da amico bra, gli dice di seguire il suo cuore, arrivando alle stelle. Prova a prendere quelle, eppure gli rase gli fai. Ma mi raccomando, non famolo sapere a Light che è dietro la porta! Col caffè! Pure so chiusa la porta, ma controllare prima di sparlottare. Ma almeno girasse! Light le anticipa! Ci avrà sentito? Che figura di me! Fortunatamente Matsuda rompe l'imbarazzo. Demegawa, New York, Chirology. Ecco Demegawa che va a bussare a Nier. E se non hanno un grattacielo dei 14 piani, quelli da One House non si muovono. E chissà chi lo ha avvertito su dove stava Nier. Che succede Nier? Sono molto dispiaciuto. Nier è fregato. Ammazzo pure quelli dopo di te. Sì, vabbè, però un privato cittadino straniero con elicottero così vicino ai palazzi dopo l'11 settembre a New York. Si vede proprio che l'America ha ceduto, eh. Mentre Mise è pronta, te l'ho detto, anche se prima lo era Pemmello. Mo passa Nier. Attenta, come l'agenzia delle entrate appena un influencer sposta la residenza in Portogallo, Dubai, Monte Carlo. Nier, che famo? C'è lo sfratto esecutivissimo. Allora? I testimoni di Kira sono venuti a parlare del loro signore? Se hai un momento. Tu grandissimo Vin.